Ancora un altro anno, 17esima edizione dei concerti d'estate a Villa Guariglia, quest'anno in grande spolvero, non fosse altro perché c'è stato un finanziamento dei POR di 150.000 euro che saranno integrati con 45.000 euro messi dal Comune. È un finanziamento che prevede un cartellone dal 5 di giugno, quindi è già partito con concorsi d'estate, concorsi internazionale pianistico, e finirà il 15 di gennaio. È una iniziativa importante che si chiama proprio Concerti d'estate a Villa Guariglia, perché c'era bisogno di un evento importante che venisse praticato almeno da 10 anni. Concerti d'estate a Villa Guariglia è ormai in esecuzione da un diciassettennio, questa è la 17esima edizione e quest'anno il cartellone è estremamente nutrito. Ci saranno gruppi musicali nazionali ed esteri, ci sarà Peppe Barra, ci sarà Gino Paoli. È un qualcosa anche di itinerante, perché non sarà solo relegata a Villa Guariglia, ma sarà fatta anche qualche serata nella villa comunale. Noi crediamo in queste iniziative, crediamo che la cultura è il modo per uscire dalla crisi, crediamo che la cultura possa far crescere sia la ceramica che il turismo, e quindi c'è tutta una sinergia che si muove intorno a questo evento. Sinergia con il coinvolgimento della Coldiretti, sinergia con il coinvolgimento dell'Associazione dei Ristoratori, sinergia con il coinvolgimento di associazioni che operano nel settore sociale e dell'assistenza ai diversamente e diversamente abili, sinergia con il Conservatorio Musicale di Salerno, ecco un coinvolgimento complessivo che addirittura arriva alla sfilata di moda con alcuni vestiti fatti di pasticceria. Quindi un qualcosa di estremamente innovativa, un qualcosa che effettivamente fa ulteriormente salire il livello di gradimento dei concerti d'estate, un qualcosa che fa estremamente bene all'immagine di Vietri, una promozione unica, una valenza di carattere regionale. Ormai 17 anni danno il segnale che i concerti d'estate a Villa Guariglia è una realtà, così rimarrà e così la porteremo avanti.